Io intanto ho ritrovato l'Italia, non solo l'Italia, perché abbiamo anche gruppi come la cucina latina. Ritrovi l'Italia perché abbiamo la cucina regionale, ti racconta tutte le regioni, stando fermo nella tua, puoi mangiare dei piatti fatti davvero come la mamma, la nonna faceva. Puoi mangiare una cucina sudamericana con dalla provenienza della materia prima, della carne, alla tipologia di cottura, alla vera passaporto di provenienza dei trackers che portano da un'altra nazione, da un altro continente, la vera cucina. Quindi non c'è un simile, un fake, un tendenza. No. Si parla di puro, nudo e crudo prodotto fatto come va fatto. Ovviamente per categorie, in modo che le possiamo raccontare meglio, e visto che dopo aver assaggiato il proprio cavallo di battaglia, il loro cavallo di battaglia, noi andremo a dargli una sorta di ostacolo da dover sorpassare per metterli un po' in difficoltà. In questo modo lo stesso ostacolo sarà affrontato con le stesse potenzialità, vuol dire se hai barbecue ovviamente tutti dovranno usare il barbecue, se fai un altro tipo di cucina lo spazio è quello, il track è quello, e quindi automaticamente diventa anche più equo il problema da risolvere. Voi dovete pensare che io vi racconto le cose sinceramente, ma tutti gli chef, anche quelli un po' più canonici, un po' più istituzionali in giacca bianca, finito il servizio vanno a mangiare street food, ma quello buono, perché è un cibo goloso, è un cibo che si mangia in maniera più facile, senza pressioni, nel senso che se io vado a un ristorante di alto livello ci vado e mi piace, però sono anche tenuto a un certo atteggiamento comportamentale, parlare piano, tenere le mani a posto, insomma, non mangio e basta, devo fare anche altro, inconsciamente, ma devo farlo. Lo street food invece ha un approccio diverso, già si mangia con le mani, parliamoci chiaro, mangiare con le mani dà un'altra dimensione al cibo, e non è sono maleducato o non maleducato, quel cibo va mangiato con le mani, e si mangia in piedi, si mangia guardandolo prima che ti arrivi, quindi tu non è che hai un foglio con un nome, ordini e poi c'hai la sorpresa o la delusione. Hai già davanti a te il profumo prima di tutto, agli occhi vedi quelli prima di te che vengono serviti, puoi chiedere a chi lo sta mangiando se è buono, se è piccante, se è grasso, puoi cambiare mentre sei lì, andare da quello accanto perché nessuno ti dirà niente. È un cibo più facile e quindi più facile da raccontare, più facile da comprare, quindi non vai in un posto perché fai il sacrificio, tu arrivi anche più leggero a mangiarti un panino, anche a livello di prezzo, se è il panino racchiudo in quello l'essenza dello street food, ma può essere la crocchetta, lo spiedino, la cucina vegana, il fritto, l'asiatico, il sudamericano, insomma c'è una bella capillarizzazione, è semplicemente un cibo fatto con materia prima fresca, selezionata, con una tradizione, uno stile diverso, che si mangia con le mani su ruote, ma è come se fosse un ristorante piccolissimo che fa solo un prodotto. No, non ho criticato quello, è che voi fate delle domande paragonando tutti i programmi di cucina a un programma di cucina che non è di cucina ma è un reality show basato sulla pressione che la cucina ti porta, che è stato fatto molto bene, montato molto bene, ma non è una critica, è che purtroppo adesso io ho il termometro delle persone, perché non sto chiuso in un ristorante, faccio un lavoro mediatico, pubblico, vado in giro, testo, parlo con le persone e ti parlano di stelle senza sapere nemmeno cosa vogliano dire, te sei stellato, quell'altro a 5 stelle, che sei Ken, 7 stelle, cioè quella si sta parlando, ragazzi, di persone che hanno investito la loro vita e di cui è una stima pazzesca, che hanno una gratificazione e una messa sul mercato pari in base a un giudizio dato da una guida che fa pneumatici e che ti porta a dover gestire tutto un impegno pazzesco, se vuoi arrivare soprattutto a dei livelli alti, che io ho scelto di non fare, e che io vado a cena nei ristoranti stellati perché faccio dei viaggi, io faccio lo chef, parliamoci chiaro. Sto dicendo però che probabilmente questo macro, questa mega influenza che ha dato forse quel programma o altri per la parte mediatica e l'attrazione che ha avuto, secondo me ha un po' spostato l'asse giusta della concezione della cucina delle persone su una cosa di pressione, cioè le persone hanno quasi paura a cucinare, il cibo che non va bene, che si butta, se hai provato e non fai il perfetto non è buono, no. Perché io lavoro con le Nazioni Unite, porto l'acqua in Africa dove non c'è, vado a vedere i posti, cerco di comunicare anche che ci sono delle scelte alimentari che vanno a influire sul pianeta, e lo faccio a modo mio, perché sennò diventi palloso, e invece se magari riesci a entrare in maniera più divertente con le persone, riesci a scattare, a scuotere, a accendere qualche scintilla. Io credo che questo meccanismo non,
io ho sempre fatto di voler far cucinare le persone a casa. Cioè dico sempre, se fai bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua, nel senso la materia prima è fondamentale, non la forma e la pressione. Quindi certo che se i ristoranti di alto livello avranno un certo tipo di pressione, ma perché mettere una pressione addosso invece a chi deve cucinare a casa, a far cercare l'esasperazione, l'ingrediente raro? Ma se le acciughe fossero difficili da pescare e il caviale si prendesse con la vanga, il caviale ti farebbe schifo e tu pagheresti oro per avere le acciughe fritte come te le fa il Simoncino tuo. Quindi bisogna un attimo aprire la mente e tornare al fatto che la cucina è una cosa che affrontiamo tutti 3 volte al giorno, colazione, pranzo e cena. E che quindi è molto importante affrontarla non all'eccesso, raccontarla come andrebbe raccontata, quella di tutti i giorni. Allora, questo modo di raccontarla è un modo street, nel senso, è un modo accessibile a tutti, dove il cibo te lo fa il cuoco, parlando con te, che non è un cuoco, ma è un ex elettricista, uno che era povero in Brasile che è venuto qua, uno che vede la mamma che tutto il giorno a casa la vede invecchiare perché è sola e dice mamma vieni sul track con me e facciamo i panini, quell'altro che è un macellaio e è fidanzato con un ragazzo e nel paesino piccolo di provincia questa cosa gli stava un po' stretta e hanno deciso di andare in giro, uno che aveva un ristorante di altissimo livello che però non ce la faceva più a star sotto quella pressione lì imposta da uno storico e voleva divertirsi. Questa cucina è divertente.